Rieccoci, rieccoci cari amici del canale con un nuovo contributo sul Milan. Siamo arrivati a martedì 2 luglio e dopo il contributo di questa mattina c'è quello pomeridiano. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale perché in questo video parleremo ovviamente di calciomercato, ma prima di tutto c'è un annuncio da fare, un annuncio da raccontare, cioè il Milan da oggi ha il nuovo allenatore della squadra primavera, allenatore che prenderà il posto di Ignazio Abate, che nel frattempo è passato nel calcio professionistico, è l'allenatore della Ternana, Ignazio Abate, Ternana che sfiderà il Milan Under 23, Milan Futuro, nel girone B di Serie C, quindi c'è anche questo intreccio. Per quanto riguarda invece il nuovo allenatore della primavera del Milan, il Milan ha preso Federico Guidi. Federico Guidi è il nuovo allenatore della formazione rossonera. Nel comunicato non c'è scritto, ma dovrebbero essere 3 anni, gli anni di contratto. Il Milan parla di un contratto pluriennale, ma dovrebbero essere 3 stagioni. Poi naturalmente si può sempre estendere o interrompere in base ai risultati. Lui ha anche rilasciato delle dichiarazioni, ha anche parlato, ha detto: il Milan è per me una forte emozione, non nascondo il fatto di essere tifoso fin da quando ero piccolino. Arrivare qua a casa mia e vedere tantissime foto, questi colori che mi hanno accompagnato nella mia infanzia, nella mia adolescenza, è stato per me qualcosa di veramente speciale. Farei fatica a trovare le parole giuste per descrivere quello che sto provando in questo momento. È motivo di grandissimo orgoglio la chiamata di un club prestigioso a livello mondiale come il Milan. Quindi comunque delle belle parole da parte dell'ex allenatore della Roma, perché lui ha allenato la Roma. Infatti lui dice: per Roma per me è stata un'esperienza estremamente formativa, perché è un club che mi ha dato tanto in questi 2 anni, quindi arriva da un'esperienza biennale alla guida della Roma, ha lavorato la quotidianità del lavoro con Mourinho, anche con De Rossi, quindi il Milan va a pescare comunque da una primavera che ha fatto bene come quella della Roma. Parlato quindi di Federico Guidi, che è il nuovo tecnico, nuovo allenatore della squadra primavera della Milan, parliamo di calciomercato, perché si sono scatenate delle voci attorno all'interruzione della trattativa tra il Milan e Joshua Zirkzee. Allora, da quello che mi risulta, il Milan non ha definitivamente abbandonato la pista Zirkzee. Il Milan è ancora sul giocatore, ma da come stiamo dicendo ormai da una ventina di giorni, il Milan non sta facendo passi avanti nell'operazione Zirkzee, perché si è praticamente piombati in una fase di stallo, lunga fase di stallo, che non sta portando a progressi. Però questo non vuol dire che l'operazione sia definitivamente saltata. Anzi, ci risulta che comunque resta il primo obiettivo del Milan. Il problema principale è che ci sono poi altre squadre che si stanno avvicinando a Zirkzee, e quindi il Milan presto deve prendere una decisione. La decisione è chiudere economicamente l'operazione con Chiedra Abchan, pagando questi benedetti 15 milioni di commissioni, e prendere il giocatore che nel frattempo aveva già un accordo con il Milan. Non dimentichiamo questa cosa. Zirkzee era già d'accordo col Milan per 5 anni di contratto a 4 milioni di euro l'anno. Accordo economico già trovato. Mancava davvero un centimetro per la chiusura dell'operazione, e poi c'è stata questa fase di enorme stallo tra le parti, dove il dialogo naturalmente è venuto a mancare in questi giorni, perché se non si fanno né passi avanti né passi indietro, evidentemente le parti sono un po' fredde. Però il Milan vuole ancora provare a prenderlo. Io ribadisco, il Milan deve fare presto, perché siamo al 2 di luglio, e se non prende Zirkzee nel giro di qualche giorno rischia veramente di buttare via tanto lavoro, perché il Milan ha lavorato su questa operazione per 6 mesi, è da gennaio-febbraio che si sta lavorando su Zirkzee, però poi alla fine, se non concretizzi e butti all'aria tanto lavoro, tanta diplomazia, butti all'aria
davvero anche tanta fatica per nulla, quindi questo è davvero brutto. Quindi la speranza è che ben presto possano riallacciarsi i rapporti in maniera seria e concreta per andare a Dama, per concludere questo deal, per cercare di prendere il giocatore, altrimenti ragazzi si mette una croce sopra e si va spediti su un altro attaccante, perché comunque oggi è martedì 2 luglio, lunedì 8 luglio comincia la stagione del Milan con il raduno a Milanello e l'attaccante ancora non c'è, quindi bisogna anche dare un'accelerata al tutto. Oggi ho letto un'intervista di Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, che ha parlato del, diciamo, ha fatto un paragone tra Lukaku e Zirkzee. Secondo lui, in questo momento, questa fase storica, al Milan servirebbe più Lukaku che Zirkzee. Mi permetto di non essere d'accordo con il grande Hernan Crespo, che ha comunque fatto parte della storia del Milan. Mi ricordo i gol di Crespo in Champions League. Lui dice: Lukaku è più abituato a grandi palcoscenici, ha un'esperienza internazionale consolidata. In conclusione, per il Milan di oggi forse meglio Lukaku rispetto a Zirkzee. Lukaku è più adatto, dice Crespo. Sinceramente, se il Milan deve fare un investimento invece per il presente e per il futuro, spenderei quei soldi più per un 23enne che per un 31enne, che il meglio l'ha già dato. Lukaku non può migliorare a 32, 33, 34 anni rispetto a quando ne aveva 25, 26, anche a livello fisico. È un giocatore un po' più è un po' più logoro, appesantito anche, è normale, è fisiologico, non è un insulto a Lukaku, è proprio così, funziona per tutti. Quindi se il Milan vuole fare un investimento, è chiaro che vuole aprire un ciclo, andrei più su un giocatore brillante come Zirkzee rispetto a Lukaku. Ma poi anche dal punto di vista economico, non è che con Lukaku il Milan risparmia rispetto a Zirkzee, perché entrambi hanno un valore da 40 milioni di euro. Il Bologna chiede 40, in Bologna sa che deve ottenere 40 milioni perché c'è la clausola, ma il Chelsea chiede 40 milioni per la vendita, per la cessione di Lukaku. Non lo vuole dare in prestito, soprattutto al 2 di luglio, aspetterà magari gli ultimi giorni di mercato di agosto come è successo l'anno scorso con la Roma, ma ad oggi non lo dà in prestito. Quindi o il Milan tira fuori 40 milioni per l'attaccante belga del Chelsea e paga anche il suo ingaggio molto alto, oppure no, è un'operazione che secondo me non si può mai fare, perché le condizioni economiche per prendere Lukaku sono ancora più complesse rispetto a quelle di Zirkzee, per l'ingaggio, per l'età e per tanti altri parametri. Poi non è che Lukaku non ha delle commissioni come operazione, anche lì ci saranno delle commissioni, non saranno 15 milioni come quelle di Zirkzee, ma anche nel caso di Lukaku ci sono. Quindi a livello di età non c'è paragone, a livello di futuribilità nemmeno. A livello economico entrambi hanno dei costi alti, perché 40 per entrambi i giocatori, il costo del cartellino, l'ingaggio, Zirkzee è più basso rispetto a Lukaku, è vero ci sono le commissioni, però sinceramente non sono così d'accordo con Crespo, che poi dice Zirkzee viene da un'ottima stagione con il Bologna, mentre Lukaku non è stato brillantissimo, però se il belga è preparato bene dal punto di vista fisico e ha le motivazioni giuste, può essere una garanzia. Ci sono due se è preparato bene fisicamente e se ha le motivazioni, e non è semplice che abbia queste due caratteristiche Lukaku, che va verso il viale del tramonto, ormai non è più giovanissimo, lo abbiamo visto anche con il Belgio. Fatemi sapere voi nei commenti, voi cosa scegliereste, Lukaku o Zirkzee? Posto che secondo me Lukaku al momento non c'è una trattativa per Lukaku al momento, quindi è più una suggestione. Fatemi sapere, un abbraccio a tutti, ciao ragazzi.